Buongiorno. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento in diretta di Oggi Insieme. Benvenuti in questo giorno primo del mese di dicembre. Marianna, sì, è già volato via un altro sì. anno e siamo, possiamo dire, nella grazia del Signore perché siamo ancora qui alla sua presenza a Gloria desiderare a Dio. di Aiutaci, lodarlo Gesù. E di amarlo. Grazie per esservi collegati in questa mattina. Vi chiediamo subito, immediatamente, di restare connessi perché in questo tempo, grazie anche alla possibilità dello spazio delle intercessioni, avremo la possibilità, appunto, concederemo ancora un tempo a noi stessi di portare al Signore le nostre richieste, i nostri bisogni. Intanto noi siamo davvero felici di aprire una nuova giornata, anche se per molti, come diciamo sempre, è già abbondantemente avviata. Grazie a Dio per questa possibilità che ci concede, anche per le forze che ci dà, perché tante volte le forze vengono meno, ma Dio concede ai suoi figli nuove forze e li fa volare come le aquile e li equipaggia di una forza pari a quella del bufalo. Ringraziamo il Signore per quello che fa, quindi benvenuti, grazie per come vi siete collegati. Buongiorno, benvenuto anche a te, Marianna. Buongiorno Michele, buongiorno anche a tutti voi. Gloria a Dio per questo nuovo giorno di vita che il Signore ci concede. Nulla è per scontato, non dobbiamo pensare che le cose ci vengono date così per niente. Signore Gesù ogni giorno ci dà la possibilità di alzarci dai nostri letti, di vivere le nostre giornate, e noi in questo dono meraviglioso che lui ci fa vogliamo Alleluia. Prendere del tempo per glorificare e per benedire il nome del Signore, per grazie, ringraziarlo, Signore. Per onorarlo. Alleluia, grazie, e Padre. Consentitemi di dire anche quando ti svegli quelle mattine che sei gravemente abbattuto perché forse il nemico si sta scagliando contro di te, proprio in quei momenti, come abbiamo detto altre volte, devi offrire al Signore un sacrificio di lode. Amen. E lo devi Alleluia. Benedire, lo devi innalzare, lo devi glorificare, perché è lì che tu starai testimoniando che confidi nel Signore, colui che ha la tua vita nelle sue mani. Quindi anche se ci sono delle avversità, anche se ci sono delle malattie che ti stanno facendo soffrire, anche se ci sono dei problemi di vario genere, sappi che il Signore è dalla tua parte, se solo tu resti nella mano di Dio. Quindi che la nostra preghiera possa essere: Signore, non farmi allontanare da te, perché io ho la possibilità di allontanarmi da te, ma voglio restare al sicuro, voglio restare presso di te, perché Alleluia. Se io sono presso di te, allora anche se il male, anche se la tempesta in furia contro di me, anche se si accampasse un esercito contro di me, allora io potrò dire non temerò, perché sono nelle mani sicure. E stamattina vogliamo ringraziare il Signore con tutto il cuore, vogliamo chiedere allo Spirito Santo di parlare alle nostre vite, di abbassare carne e sangue. Michele, preghiamo anche che il Signore leghi ogni spirito immondo che sia legato nel nome di Gesù, Amen. Ogni Alleluia. Influenza demoniaca, che ognuno di noi sia libero da ogni forma di disturbo, così possiamo ricevere da parte dell'Eterno. Amen, alleluia. Gloria grazie te, Signore, Gesù. Preghiamo insieme il alleluia. Signore in apertura. Grazie Signore, ti ringraziamo per questo spazio che ci concedi di venire alla tua presenza. Oh Signore, noi abbiamo bisogno di te. Oh, alleluia. Noi ci vogliamo innamorare maggiormente di te, vogliamo dipendere da te, vogliamo essere connessi alleluia. A te. Oh Signore, tu sei la nostra forza, gloria il nostro Dio, scudo, buono, la nostra Signore. Arma potente contro gli attacchi del nemico. Alleluia. Oh Signore, tu sei il nostro rifugio sicuro contro gli scoraggiamenti. Noi a te portiamo i nostri pesi, perché tu sei l'unico che può sollevare le nostre vite dalle preoccupazioni alleluia. Di questo mondo. Gloria Quando l'uomo Gesù. Ha decretato, quando la natura ha decretato, quando ogni cosa viene contro la risposta che stiamo aspettando, noi vogliamo ancora aspettare e attendere la tua volontà, perché può essere completamente diversa. Noi sappiamo che a te nulla è impossibile e in te riponiamo le nostre vite. Grazie per questo spazio, parla ai nostri cuori e benedici ogni amico che in questo momento da casa ci sta seguendo attraverso i vari dispositivi. Benedici, Signore, nel nome prezioso di Gesù. Amen. Alleluia, amen. Gloria a Dio. Bene, il versetto di oggi lo troviamo in Matteo, capitolo 20, verso 28. Amen. Sì. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Michele, visto che è piccolo, questo versetto, il paragrafetto qui, lo vorrei leggere dal verso 20, se sei d'accordo, in modo che comprendiamo meglio perché Gesù dice queste parole. È sempre buono andare più a fondo e non prendere soltanto un versetto, ma cercare di capire perché il Signore dice queste cose. Il verso 20 dice: allora la madre dei figli di Zebedeo
si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostratosi per fargli una richiesta, ed egli le domandò: che vuoi? Ella gli disse: di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Gesù rispose: voi non sapete quel che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero: sì, possiamo. E gli disse loro: voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio. I 10 udito ciò furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamateli a sé, disse: questa è la parte importante, prestate attenzione. Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano autorità su di esse. Ma non dovrà essere così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ecco che Gesù ancora una volta stravolge quelle che sono le leggi umane. È vero. Ancora una volta è grande rivoluzionario per eccellenza, stravolge tutto quello che sono i pensieri umani. E la madre di questi due seguaci di Gesù fa una richiesta assurda di potere, no? Lei chiede che uno sia seduto alla destra e un altro alla sinistra, ma Gesù ancora una volta coglie l'occasione per dare un grande insegnamento. Il mondo, i prepotenti di questo mondo, come li chiama esattamente? Vediamo. I grandi, i principi delle nazioni signoreggiano, ma tra voi non deve essere così. Fateci caso, quando ha parlato del mondo, ha parlato di titoli, i principi. Eh? Invece il Signore parla di servi. Ma chi si fregia di un titolo come servo? A chi piace andare in giro a dire: io sono un servo? Magari se ho un titolo importante, io sono un dirigente. Allora ecco che la bocca già è più sazia, no? Io sono un dirigente d'azienda. Io sono un imprenditore stimato. Io sono... Ma nessuno si vanta e si fregia di dire: io sono un servo. Sono pochi. Ma quelli che hanno capito le regole del regno, quelli che hanno compreso il privilegio di far parte di questo regno, di servire questo grande Dio, allora proprio come Gesù amano servire e non corrono dietro ai titoli, non corrono dietro alle posizioni, non amano signoreggiare sugli altri e al contrario non vogliono signoreggiare, non vogliono essere serviti, ma servono. Quindi il titolo che deve ambire un figlio di Dio, un servo di Dio, è il titolo di servo. Infatti, se vi ricordate, Gesù stesso incominciò a lavare i piedi e disse: io lavo i piedi ad una, a un certo punto uno dei suoi discepoli disse: no Signore, tu non laverai mai i piedi. E invece Gesù ha voluto dimostrare che chi ama veramente Dio diventa il servo di tutti. Quindi, caro amico, cara amica, caro fratello, cara sorella, se tu hai in cuore di servire il Signore, non ambire a grandi titoli, devi ambire a diventare un servo fedele, quindi a riprodurre quello che ha fatto Gesù, le azioni di Gesù che siano il nostro pane quotidiano. E non vogliamo che tra di noi ci siano le cose che avvengono nel sistema del mondo. Quando la parola di Dio parla non conformatevi al mondo, parla di non conformarsi al sistema del mondo. Se nel mondo ci sono battaglie, guerre sgomitate, questo è il sistema del mondo, ma noi siamo fuori dal sistema del mondo. Non pensate che non conformatevi al mondo sia una questione legata a capi di abbigliamento. Non conformatevi al mondo, parla del sistema, del modo di fare, del modo di vivere del mondo. Invece noi vogliamo assolutamente vivere e conformarci al sistema del regno. E vogliamo ogni giorno permettere che la parola di Dio rinnovi la nostra mente e cambi il nostro modo di fare e di pensare. E dalla nostra condotta, da come noi camminiamo, da come noi conduciamo i nostri passi, ci relazioniamo con gli altri, la gente noterà la differenza. Gesù ha fatto la differenza. E guardate che il modo di fare di Gesù era un modo di fare che scandalizzava non quelli
che non avevano mai sentito parlare delle leggi di Mosè, ma scandalizzavo proprio i religiosi che erano sempre pronti lì a fare dei tranelli, a fare delle domande a Gesù, non perché volevano sapere, le loro domande erano semplicemente per farlo cadere in fallo, per trovare un modo per accusarlo. E tanti farisei del 2023 oggi seguono anche queste dirette, soltanto per scorgere una parola, una cosa detta, per accusare. Noi non ci dobbiamo meravigliare, anzi noi dobbiamo essere gioiosi. L'Apostolo Paolo disse rallegratevi, rallegratevi, più volte nella Bibbia c'è scritto rallegratevi quando siete perseguitati, anche Gesù disse a causa del mio nome. Rallegratevi, quindi noi non ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo soltanto continuare a predicare la parola di Dio, sapendo che il Signore è con noi e che se anche il nemico viene contro di noi è tutto normale amministrazione. Il problema arriva quando nel momento in cui incominciamo a servire il Signore, con il passare del tempo pensiamo di essere arrivati a una posizione al punto di chiedere: Signore, fa che io mi sieda alla tua destra e mio fratello alla tua sinistra. Che nessuno di noi pensi di aver fatto carriera nel regno di Dio, perché così non è. I primi sarà chi vuole essere primo, deve essere servo di tutti. Quindi noi vogliamo desiderare di essere i primi in cielo, facendo i servi di tutti qui sulla terra. Quindi è inversamente proporzionale: quelli che sulla terra oggi signoreggiano e opprimono i più delicati, i più deboli, anche in nome della religione, saranno gli ultimi o quelli che non entreranno proprio nel regno dei cieli. Mentre chi serve il Signore non pensando di signoreggiare sarà forse servo di tutti su questa terra sicuramente, ma nel regno dei cieli sarà tra i primi. Noi vogliamo desiderare che il Signore ci accolga, perché abbiamo compreso bene quali sono le regole del regno e che nessuno di noi si lasci ingannare da quelli che sono i suggerimenti del nemico o vuole farci porre attenzione su delle cose che veramente il Signore poi indignano il Signore, perché qui non c'è scritto si indignarono i discepoli, ma si indignò anche Gesù quando ascolto quelle parole, perché vide i sentimenti. Allora il Signore non guarda tanto quello che fa, ma guarda con quali sentimenti li fa. Sta facendo con il sentimento di arrivare a una posizione per signoreggiare sui tuoi fratelli, sulle tue sorelle? Con quale sentimento stai facendo? Stai servendo il Signore con il sentimento poi di diventare il leader che dice tu sì, tu no, e quindi ha il potere, detiene il potere? No, così non sia. E tutti noi vogliamo dire no al sistema del mondo, no a quello che fa il mondo, no a come il mondo sgomba per arrivare alla posizione che signoreggia, ma io voglio dire sì, Signore, aiutami ad essere sempre più umile, sempre più servo, perché voglio che tu mi accolga un giorno nel regno dei cieli dicendomi bene fatto, mio servo fedele, servo, ecco, non dice leader, bene fatto, mio servo fedele, entra presso il Padre. Alleluia, gloria al nome del Signore, grazie gloria Padre per questa possibilità che ci dai di servirti e di servire il popolo, di servire esatto. Il regno e di servire la gente, la Chiesa. Sì. Questa è veramente la chiave del servizio e della nuova nascita in Gesù Cristo, perché se credi di riuscire a risolvere i tuoi problemi di realizzazione sociale attraverso la Chiesa o attraverso il contesto ecclesiastico, ci dispiace, perché proprio questo versetto ha messo in evidenza che è inutile correre dietro ai comfort, ai ruoli legati e anche agli onori legati a dei ruoli, perché sostanzialmente non ci sono onori se non in cielo. Quando andremo in cielo, Dio provvederà attraverso il nostro lavoro a concederci dei riconoscimenti che potrebbero essere di diversa natura, ma tutti di sicuro sono di carattere spirituale, perché la nostra anima beneficia soltanto alla presenza del Signore e noi desideriamo soltanto che sia innalzato il nome del Signore. Una cosa importante di questo episodio così tanto conosciuto, ma oltretutto anche abbastanza emblematico. Perché? Perché qua vediamo una mamma. Chi mamma, insomma, non vuole la realizzazione dei propri figli. Certo. Sostanzialmente era tutto lecito. Era davvero tutto lecito. Era lecito perché questi figli intravedevano in questa soluzione, diciamo, di vita eterna, una posizione, intravedevano, diciamo, il vero futuro, quindi sostanzialmente in buona fede stavano anche ragionando bene, perché dice
Non mi darai in questa terra un posto onorevole, ma quando andrai in cielo io potrò godere di un posto onorevole. E Gesù dice, ma in cielo come faccio a dirti accanto a me chi si deve sedere? È il Padre mio che decide, non io. Di sicuro però, quando si tratterà di passare attraverso il calice da bere, voi sarete con me. Questi non sapevano nemmeno di che cosa stesse parlando Gesù in quel momento. Perché dovete sapere che tutto questo discorso è stato fatto proprio a ridosso dell'inizio del terzo anno di ministerio di Gesù. Gesù stava per entrare trionfante in Gerusalemme, vi ricordate? Sulle palme? Vi ricordate quando tutti i bambini, donne, uomini lo acclamavano con Osanna, Osanna? Vi ricordate questa scena straordinaria? Non vedo l'ora di acclamarlo e di vederlo faccia a faccia quando tornerà per la sua chiesa. Non vedo l'ora di abbracciarlo e di intravederlo. Non vedo l'ora di stringergli il collo. Io lo amo e lo voglio vedere il prima possibile. Questo accadde anche all'inizio del suo terzo anno di ministerio. E questo episodio si colloca proprio a ridosso dell'inizio di questo suo terzo anno di ministerio. Nel suo terzo anno di ministerio, Gesù, chiamato l'anno del compimento, cominciò a mettere un pochettino di regole un po' più ferre all'interno del contesto che si era creato, no? Intorno a lui. Mi sto riferendo ai discepoli, alle persone, cominciava a scacciare, vi ricordate? Scacciava i mercanti dal tempio, cominciava a parlare a tu per tu con i farisei con un tono completamente diverso. Pensate, fece una cosa che a quei tempi era impensabile. Portò gli storpi nel tempio e li guarì. Una cosa impensabile, perché gli storpi e i malati dovevano rimanere fuori. Questa era una sovversione totale alle leggi di quei tempi. Ma sostanzialmente, se io vi dicessi che Gesù, se adesso in questo momento affermassimo la verità, ovvero che Gesù è entrato nel tempio e ha cacciato i mercanti e si è adirato contro questi mercanti che insomma cercavano di fare soldi con il discorso della remissione dei peccati, storie, corsi e ricorsi storici. Ecco, Gesù entra, caccia via questi mercanti che cercavano di fare soldi attraverso la vendita delle colombe per l'espiazione annuale del peccato, e tutti ci meravigliamo del fatto che Gesù fa questo gesto, però poi non ci meravigliamo del fatto che Gesù a questi discepoli ha detto: voi state sbagliando strada, perché chi serve il Padre non è destinato a governare gli altri, a manipolare gli altri, ad avere autorità, ad avere il controllo sugli altri. Noi spesso confondiamo esattamente quello che Gesù stesso dice in questo versetto. Noi confondiamo l'onore con l'onere. Questo purtroppo è anche frutto della società che viviamo, lo diciamo spesso, gli onorevoli e i ministri politici sostanzialmente sono intravisti come coloro che hanno bisogno di essere onorati e quindi sono sempre alla ricerca di scelte importanti da fare, allora sono costellati sempre di nuove, come dire, di comfort, onori, auto blu, e quindi noi pensiamo che ministro uguale privilegiato, onorevole uguale degno di onore, quindi persona che apre la bocca, dice una cosa, fa un comando e gli altri subito scattano e si mettono al servizio. Beh, questo se può essere, diciamo, in qualche modo una devianza sul significato delle parole onorevole e ministro, ma non può appartenere al regno di Dio. Mi è sembrato per un attimo che Gesù si è affacciato nella finestra del tempo e si è affacciato nel 2023, questa mattina, questo primo dicembre, e dice a noi, mentre noi stiamo vivendo questo tempo: ma non è che per caso tu vuoi servire il Signore per i comfort e per gli onori e ti dimentichi dell'onere? E ti dimentichi del motivo per cui devi servire? È un po' come dire: questa cosa da 2000 anni si perpetua ancora costantemente. Sapete perché parla in questo modo? E sapete perché si parla di questo in questo versetto? Perché osservavano la mamma, i discepoli, i due discepoli e tutto l'altro contesto, per esempio i giudei, i farisei, osservavano gli oppressori romani
come uomini degni di massimo rispetto. E dovevano fare attenzione a come parlavano, e quindi l'onore era costantemente, era il tema principale di queste persone. Quando passava un governatore romano, tutti i giudei dovevano abbassare il capo, dovevano inchinarsi, perché stava passando a cavallo un governatore romano. Questo modo di onorare gli oppressori era in qualche modo diventato talmente normale che questa donna pensava che dovesse accadere lo stesso anche nel regno di Dio. Gesù ha dovuto, come appunto accennava Marianna, scardinare questa convinzione tremenda passando attraverso il lavacro dei piedi, un gesto straordinario. Alleluia. Proprio nel bel mezzo dell'anno della franchezza di Gesù, io lo chiamo così, questo anno di compimento. Gesù parlava a tu per tu, parlava, diceva le cose così come stavano. Marianna, quando si parlava appunto, diceva a Giuda tu mi tradirai, sì, e diceva a Pietro tu mi rinnegherai tre volte. Quante volte abbiamo visto questo scenario in cui Gesù parlava e faceva tremare gli animi. Ecco, proprio al ridosso di questi annunci sull'alto solaio, sul cenacolo, che è la stessa stanza, vediamo poi che Gesù lava i piedi. Quindi intravediamo un Gesù che prima li scuote nelle emozioni e poi lava i piedi. A volte noi crediamo, perché lo sto dicendo? Perché a volte noi crediamo di dover acconsentire a tutte le cose che accadono intorno a noi per vivere i consensi di questo mondo, per non sbagliare con nessuno. Attenzione se porto questa predicazione, perché poi devo fare attenzione perché quella persona si può offendere. È meglio fare attenzione se lasciamo perdere parlare di questo argomento, perché si potrebbero offendere questi altri che sono componenti importanti della Chiesa. Per esempio, facciamo attenzione a non parlare male dell'idolatria, perché nella nostra comunità l'idolatria, le persone che sostengono le spese per la festa patronale sono proprio quelli che vanno dietro all'idolatria. Signore, aiutaci. Abbiamo preso il tuo regno e le dinamiche del tuo regno e le abbiamo incastrate all'interno del contesto umano. Così è capitato che si sono secolarizzati i movimenti, così si sono trasformati i movimenti dello spirito in monumenti religiosi. Questo è accaduto negli anni, noi abbiamo e assistiamo storicamente a molte di queste cadute drastiche. Sapete, tutti parliamo di Martin Lutero, il quale noi come dire, lo prendiamo di riferimento perché è stato veramente un elemento molto importante. Da cosa è iniziato? Da dove è iniziata la crisi di questo monaco? È iniziata dal vedere le indulgenze, come la Chiesa Cattolica, il Papa stavano conducendo le faccende che riguardavano la pulizia dell'anima dei morti, i quali dovevano essere ripuliti con delle indulgenze per spostarsi da un purgatorio, inferno, al paradiso, come se questa pratica completamente antibiblica potesse essere monetizzata attraverso le donazioni dei fedeli, quali volevano che i propri parenti andassero in cielo nonostante la loro vita di peccatori, senza mai riconoscere Gesù. Ma la cosa bella e straordinaria è che tutto questo movimento dello Spirito Santo avvenuto attraverso quest'uomo è passato attraverso la parola. Lui ha letto Efesini e ha scoperto che non è per opere che noi guadagniamo la salvezza, ma è per la grazia. E quando ha cominciato a vivere la rivelazione, da perfetto osservante monaco che era, ha cominciato a vivere un risveglio interiore straordinario. Io vi sto portando questo esempio per farvi comprendere che Dio si usa in modo potente anche di te, se tu in questo momento apri il cuore al Signore. Ma accadde una cosa. Accadde che la cosa che la denuncia che effettuava Martin Lutero, dopo molto tempo, dopo quando lui ha lasciato la Chiesa Cattolica, si è sposato ed ha cominciato ad avere una vita civile normale e ha fatto la differenza e ha spezzato ogni legame falso che si distaccava dalla parola,
ha cominciato in un particolare momento a favorire le indulgenze per la costruzione di una chiesa nella sua città. Lo stesso che ha denunciato le indulgenze della Chiesa Cattolica. Questo per dirvi che non nessuno di noi è esente da questo pericolo di secolarizzazione. Tutti siamo al rischio di essere secolarizzati. Vi basta pensare che oggi, questa mattina, quando ci siamo svegliati, molti di io stanotte ho avuto una febbre molto alta e mi sono svegliato e ho pregato, ho detto Signore, dammi la forza per servirti, c'è un popolo che aspetta la tua parola e volevo essere in diretta e grazie a Dio che mi ha dato la forza di essere qui. Allora che cosa è accaduto? È accaduto che ho messo dinanzi a Dio prima il mio bisogno e mi sono dimenticato di dire Signore grazie che mi hai svegliato, perché non era nemmeno tanto per scontato. A volte noi nelle piccole cose dimentichiamo le priorità spirituali. Da qui inizia l'angolo che fa partire un divario. Il mio bisogno, la mia necessità, il tuo bisogno, la tua necessità viene dopo, ma molto dopo, nella relazione autentica di servizio umile a colui che ti ha chiamato. Se tu non hai ancora conosciuto il Signore, questa mattina puoi farlo entrare nel tuo cuore e non spaventarti, perché le ricchezze del regno sono per te. Quindi questo è un altro aspetto che noi vorremmo magari approfondire maggiormente in altre situazioni. Non credere che poi entri nel regno e Dio si dimentica di te. No, tutto contrario, niente affatto. Dio si prende cura di ogni piccola cosa della tua vita, quindi il problema è che priorità stai dando alla presenza del Signore. In questo momento, appunto, come concludeva Marianna, è necessario comprendere qual è la priorità. Quanto spazio sta prendendo il mio io all'interno di questa relazione con il Signore? Sapete che cosa significa, e concludo, pregare? Significa condividere il nostro cuore con il cuore di Dio. Quando la simbiosi del mio desiderio entra in connessione con la simbiosi del desiderio di Dio, questa è una perfetta adorazione, una perfetta sintonia in preghiera. Questo però può avvenire soltanto se tu prendi il tuo io, se io prendo il mio io e lo ridimensiono, come ha fatto Gesù con questa madre di fronte ad una tale richiesta. Andiamo ai piedi di Gesù come fece questa donna. Questa donna si inchinò prostrandosi ai piedi di Gesù. Cosa vuoi chiedere al Signore? Qual è la preghiera che stamattina, nei termini delle priorità, vuoi fare al Signore Gesù? Anche perché Gesù dice, cosa vuoi che io ti faccia? Dimmi. A questa donna dice, dimmi donna, dimmi pure cosa vuoi che io ti faccia. Tu ed io, cosa rispondiamo stamattina? A Dio la gloria. Alleluia. Gloria a Dio. È detta una cosa molto importante, Michele, che il Signore metti ordine nelle nostre priorità. È vero. È detto anche che il Signore ci aiuta a comprendere che dobbiamo togliere il nostro io dai discorsi con Dio. E siamo sempre lì, ogni volta che parliamo con il Signore, ogni volta che interagiamo con Lui attraverso la parola, attraverso la preghiera, siamo sempre nel mezzo. Alleluia, Signore. Il Signore qui stava annunciando qualcosa di importante. E mentre Lui annunciava che il figlio dell'uomo, no? Parla in terza persona perché in quel momento stava profetizzando, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti per essere ucciso e poi sarà risorto il terzo giorno, sta annunciando una cosa così importante, che è quello del sacrificio di Cristo sulla croce per la salvezza di tutto il mondo. Ecco che dopo questo annuncio così importante, la madre dei due fa questa richiesta. E qui proprio si evince il fatto che lei non è riuscita a togliersi di mezzo. È vero. Quindi Dio sta annunciando una cosa così importante e lei mette i suoi bisogni prima di ogni altra cosa, anche prima dei bisogni del mondo. Ha messo i suoi bisogni prima di tutti gli altri bisogni. È vero. Allora a noi è importante che anche quando ci accostiamo al Signore abbiamo la possibilità, abbiamo la chance che il Signore ci dice cosa vuoi che ti faccia, e noi tante volte perdiamo le occasioni. Perché quella donna ha perso l'occasione perché ha fatto una richiesta sbagliata, oltretutto una richiesta proprio intrinseca di egoismo. Allora noi dobbiamo chiedere al Signore veramente, Signore, uno, mette a posto le nostre priorità. Non è possibile che il Signore ci parla di cose estremamente importanti, di cose
di altissimo livello e noi invece ce ne torniamo a lui con dei discorsi terreni. Lui aiuto è qui e padre. Parla di cose altissime aiuto e noi invece padre. Rispondiamo con cose terrene. Allora dobbiamo dire, Signore, veramente aiutaci a comprendere il livello, Signore, che tu sei, aiutaci a comprendere la comunicazione che tu ci stai facendo, le rivelazioni che tu ci dai, e tu ci dici cose importanti, ci stai rivelando cose importanti e noi rispondiamo carnalmente. Signore, aiutaci. E Signore, poi aiutaci anche a togliere i nostri bisogni di mezzo, ma ad accostarci a te per chiedere quello di cui abbiamo bisogno. E la domanda che la donna poteva fare, magari dopo questa affermazione di Gesù, era quella di intercedere, che il Signore avesse avuto della forza, no? Poteva dire: noi preghiamo per te, noi intercediamo per te, per Dio, che Dio, che Padre ti sostenga, che ti dia forza. Quindi preoccuparsi di quello che sarebbe stato di lì a poco la grande sofferenza di Gesù, invece ha bypassato. Quante volte ci sono delle persone che stanno in una grande sofferenza e aprono il loro cuore con delle persone e gli raccontano quello che stanno passando e poi vedono dall'altra parte una risposta così distaccata, che non c'entra niente con la sofferenza, privi di ogni tipo di empatia, e quella persona non soltanto sta passando un momento difficile, pesante da gestire, ma poi deve anche affrontare l'indifferenza e la poca empatia della persona che sta ascoltando. Tante volte noi rimaniamo delusi, ecco perché Signore anche dice, ci esorta ogni volta a dire: lascia i tuoi pesi ai piedi della croce, perché gli uomini non possono capire, per quanto possono mettersi a disposizione, che dicono: conta su di me, chiamami se hai bisogno, però in realtà sono sempre limitati, siamo tutti uomini, tutti noi siamo limitati, quindi abbiamo bisogno proprio di deporre i nostri pesi ai piedi della croce, perché abbiamo visto qui, no? Un Gesù che ha fatto opere potenti e miracolose, un Gesù che ha manifestato la sua potenza, un Gesù che stava annunciando la salvezza del mondo, che stava dicendo ai suoi, praticamente stava dicendo: io passerò questo, no? Anche quella notte nel giardino del Getsemani, Gesù disse: vegliate con me e pregate. A un certo punto Gesù disse: nemmeno un'ora siete riusciti a pregare con me, perché in realtà ognuno pensa ai fatti suoi, ognuno pensa al bisogno suo. Anche Gesù ha sofferto l'abbandono. Aiutaci. Anche Gesù ha dovuto soffrire da solo. E quindi, se sta qualcuno qui che ci sta seguendo stamattina, che si sente solo nella sua sofferenza, sappi che Gesù è con te. E non sono parole fatte. Lui è il primo che ha sofferto la solitudine nella sofferenza e non ti lascerà sicuramente. Ovviamente il Signore Gesù stamattina ti vuole sensibilizzare a dire: confida in me, alleluia, appoggia la tua testa, grazie, sul mio petto, Signore, ascolta i battiti del mio cuore, grazie, mettiti in connessione con il cielo, continua a cercare il mio volto, continua a cercarmi attraverso la parola, continua ad ascoltare le mie parole, perché poi queste parole che noi leggiamo diventano verbo nella nostra vita. E allora noi vogliamo chiedere al Signore: Signore, fa che veramente io ti possa cercare con tutto il cuore, nonostante la mia sofferenza, che possa trovare soltanto in te il mio rifugio e il mio riposo. E Signore, fa che veramente possa mettere a posto le mie priorità. Forse sono in grande sofferenza, Signore, mi sto preoccupando per cose inutili. La madre di questi due si stava preoccupando di cose che non li riguardavano. Signore, fa che veramente noi ci possiamo preoccupare delle cose che sono necessarie per la nostra salvezza e per la salvezza del mondo. Signore, aiutaci a mettere a posto non soltanto le priorità, ma guarisci i sentimenti del nostro cuore, oltre che i corpi. Signore, stamattina tocca tutti i corpi malati, ma guarisci anche tutti quei sentimenti marci di persone che vogliono signoreggiare, di persone che hanno un solo sentimento, quello di essere i primi, di farsi vedere, di essere quelli che hanno la parola, l'ultima parola. Signore, liberaci da tutta questa immondizia che viene dal sistema del mondo, e vogliamo invece ascoltare la voce di Gesù che dice: che non sia così tra voi, che non sia così tra voi. E noi vogliamo dire: sì, Signore, amen, perché è inutile, alleluia, che noi ascoltiamo la parola, alleluia, di Dio. È come quell'uomo che si guarda nello specchio e poi si dimentica la sua faccia, perché se il Signore sta parlando alle nostre vite e noi ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va nel nostro aspetto spirituale e non ci mettiamo a posto e abbiamo già dimenticato, risulta tutto inutile. Quindi quando ci accostiamo alla presenza di Dio, quando il Signore ci parla, dobbiamo obbligatoriamente prendere quella parola e metterla nel nostro cuore affinché porti frutto per la sua gloria. E non voglio essere uno che ascolta e dimentica facilmente, ma voglio essere uno che ascolta sì la parola di Dio, ma poi si applica per metterla in pratica quella parola. E noi vogliamo stamattina veramente ascoltare il consiglio, alleluia, di Dio, il Signore, grazie, che ancora, Signore, una volta ci stai esortando: figlio mio, figlia mia, che mi vuoi servire, non entrare nel sistema, non fare come fanno quelli di fuori che non mi conoscono, ma aderisci invece
all'esempio che io ti ho dato, fai come hai visto che ho fatto. Gesù prima ha fatto e poi ha predicato. Ogni volta Gesù faceva prima, come la pesca miracolosa, per esempio, abbiamo parlato qualche giorno fa, prima ha pescato e poi dopo ha detto a Pietro, ora tu diventerai pescatore, prima fa vedere e poi dopo parla. E anche noi, Signore, vogliamo veramente essere delle persone che così si comportano e così agiscono e vogliamo ascoltare quello che tu ci dici, Signore, perché vogliamo agire secondo la tua volontà e che non siano soltanto parole, fiumi di parole, ma che siano veramente una condotta accompagnata dalle parole. Contrario, quindi noi vogliamo prima fare e poi dire, e il Signore sicuramente benedirà tutto quello che noi faremo. E se anche ci saranno dei capi dei sacerdoti che cercheranno di toglierci di mezzo, come hanno fatto con Gesù, che il legno verde, lo faranno anche con noi che siamo legno secco. E quindi se anche ci sono delle persone che si vestono di religiosità, che appaiono santi, che appaiono come quelli giustizieri della Bibbia, allora noi vogliamo invece dire, Signore, anche se venissero queste persone contro di me che si vestono di religiosità, ma in realtà è uno spirito immondo, è lo spirito della religiosità, allora io non temerò male alcuno, perché tu sarai con me. E come Gesù ha portato a compimento la sua missione e si è trovato a dire, Padre, tutto è compiuto, anche noi vogliamo arrivare alla fine della nostra missione, con i combattimenti sì, con gli oltraggi sì, ma vogliamo compiere la nostra missione, proprio come Gesù, vogliamo concludere la nostra esistenza dicendo, ho combattuto il buon combattimento, ora mi aspetta la corona della vita. E noi vogliamo guardare la fine della nostra missione. Grazie. Se noi abbiamo gli occhi puntati sulla fine, quindi immaginiamo ognuno di noi Gesù davanti a sé da lontano con la nostra corona in mano, allora tutte le persone che verranno conto conteranno poca cosa, diventeranno sempre secondarie. Nel momento in cui noi ci distraiamo e togliamo gli occhi da Gesù e dal premio che ha tra le mani per noi, allora noi incominciamo a distrarci, a guardare intorno che cosa succede. Signore, aiutaci a non distrarre, aiutaci a tenere gli occhi puntati su di te, perché vogliamo arrivare al tuo proposito, vogliamo fare quello che tu ci hai chiamato a fare, anche se intorno a noi ci sono dei combattimenti. Nessuno ti stenderà i tappeti rossi se vuoi servire il Signore, questo è buono che tu lo sappia. Nessuno ti farà un applauso, nessuno ti aiuterà, nessuno ti elogerà, avrete combattimenti, è tutto normale, continua a servire il Signore. Alleluia, gloria al nome del Signore, grazie Padre. Noi ringraziamo il Signore per come ci arrivano dei messaggi straordinari, ma ne hanno approfittato anche nell'ultimo tuo intervento per leggerne qualcuno. Sì. E voglio sin da subito ringraziare il Signore per la testimonianza che la sorella Cinzia ci fa di suo figlio Santino, dice che ha aperto il cuore al Signore. Alleluia, e come sta facendo, Signore, il Signore, grazie, un'opera meravigliosa, alleluia, nel cuore di questo ragazzo, alleluia, e di come ancora una volta, grazie, Gesù, è stato fedele, perché nella, alleluia, preghiera che abbiamo realizzato e abbiamo, sì, fatto per intercedere, il Signore ha risposto. Allora, se sei un papà, una mamma che in questo momento desiderano vedere l'opera di Dio nel cuore dei propri figli, prega insieme a noi quest'oggi, perché Dio continua a salvare i nostri figli, Dio continua a salvare i nostri nipoti e vuole fare una grande opera. Non è soltanto una cosa legata all'intercessione di un momento, ma è un desiderio forte del cuore di Dio. Quindi continuiamo a pregare per i nostri ragazzi e continuiamo a vederli ingaggiati non nelle attività di una chiesa. Vedete, a volte per noi il semplice segno che i nostri ragazzi vadano in chiesa è già sufficiente per dire, abbiamo risolto, è finito il mio momento di apprensione, sta andando in chiesa, è finita lì. Non è così. Tante volte noi ci soffermiamo e smettiamo di pregare per loro, perché arrivano in chiesa, hanno fatto la decisione di frequentare i culti, che è importantissima, ci mancherebbe, questa è una straordinaria decisione che noi speriamo facciano al più presto tutti i nostri figli, ma c'è qualcosa di più, perché vederli ingaggiati nel turno di un servizio di chiesa non significa vederli salvati. Esatto. Noi li vediamo salvati quando hanno di fronte la decisione di fare il male e la decisione di fare il bene, e decidono di fare il bene. Quando di fronte ad un'interrogazione, anziché starsene tristi e in ansia, si fanno la preghiera. Quando in autonomia ti vengono a chiedere, papà, ma che cosa significa questa cosa? Papà, ma che cosa significa? L'altro giorno mia figlia mi parlava del Cantico dei Cantici. Che cosa significa questa espressione? Io sono convinto e persuaso che questi sono i segnali che noi vogliamo intravedere nelle vite dei nostri ragazzi, perché non è affatto finita così.
è soltanto l'inizio. Quando i ragazzi cominciano a frequentare una chiesa, il Signore comincia un'opera in loro, ma dobbiamo stimolarli a delle avventure spirituali sempre maggiori, altrimenti rischiamo di vederli diciamo dietro alle tendenze di questo mondo. Poi rischiamo anche noi, come quella madre, di andare da Gesù e dire: ma mo miei figli dove li metti? Il Signore dice: tu li avevi messi in una chiesa, eri convinta che era finita lì, ti eri messa a posto perché stavano seguendo me, e mo all'improvviso hai capito che qui seguire me significa servire il mondo, servire gli altri, e ti stai un po' preoccupando. Non è così. Se tu stai pregando che Dio chiami a servizio tuo figlio, tua figlia, e poi ti stai preoccupando perché Dio li sta mandando in Africa, è arrivato il momento che tu faccia un attimo i conti con te stesso, con la tua dimensione. Ma noi questa cosa la sappiamo già, e da genitori, nonni e zii, insomma, tante volte dobbiamo fare i conti con noi stessi. Ma c'è anche Tania che chiede una preghiera particolare, Marianna, perché si identifica nella donna dal flusso di sangue. Oh. Sta spendendo tutti i suoi averi e questo suo male non si ferma. E sì, questo è qualcosa che lei dice con parole molto forti. E noi questa mattina probabilmente si è identificata ai piedi di Gesù. Come questa mamma, anche quella donna andò ai piedi di Gesù. E questa fece una domanda sociale, quella fece una domanda interiore, disse, non fece una domanda, fece un'affermazione: se solo riuscissi a toccare la veste. Diciamo che ai piedi di Gesù, da quelle parti, accadono i più grandi miracoli. E Tania in questo momento è alla presenza del Signore e ai piedi di Gesù. Noi preghiamo per te, Tania. Giulia ancora chiede preghiera per suo marito, c'è qualcosa di difficile che sta vivendo. Ancora Giusy chiede preghiera per suo figlio Vincenzo, e tanti altri ancora che si uniscono a queste preghiere per i propri figli. Tutti chiedono preghiere per i propri figli, esattamente come questa mamma fece alla presenza di Gesù. Marianna, a te la linea. Ci sono anche altre richieste di preghiera. Ci sono altre richieste di preghiera, però in particolare c'è una donna che sta glorificando il Signore perché dice che oggi il Signore si è rivelato a lei e lei sta in ginocchio e sta pregando. Stamattina il Signore vuole fare cose meravigliose. Amen, alleluia. Se tu credi, se tu dici a te stessa, come quella donna dal flusso di sangue, se solo toccassi il lembo, e quella donna praticamente non ha fatto una richiesta, non ha detto: se solo riuscissi ad arrivare a Dio per chiedere a Gesù di guarirmi, e tutto nella sua mente quello che doveva essere la sua richiesta. A differenza della mamma dei figli di Zebedeo, lei chiese, disse a se stessa: se solo toccassi. Quindi stamattina devi dire a te stesso: se solo toccassi. Poi quello che deve fare il Signore, lui lo farà. Quindi Amen. Preghiamo al Signore che lui tocchi la tua vita, che alleluia. Sia un problema spirituale, che sia un problema alleluia, fisico, che qualsiasi problema noi lo vogliamo mettere davanti al Signore. È un problema familiare, padre, i tuoi figli, oppure sei vittima di maldicenza, oppure sei una donna che sta subendo una violenza, qualsiasi sia il tuo problema, deponilo ai piedi di Gesù ed egli sicuramente interverrà. Unisciti a me in preghiera. Alleluia. Preghiamo anche per quelli che stanotte non hanno dormito, compreso il fratello Michele, Dio ti benedica. Alleluia. Perché il Signore ti ha dato forza, ma sicuramente ce ne saranno altri che stanotte hanno avuto dei combattimenti e non sono stati bene. Il Signore stamattina ti vuole rialzare, ti vuole dare nuove forze. Prega insieme a me e chiediamo al Signore veramente un tocco particolare stamattina, perché siamo desiderosi di vedere la sua gloria. Amen, meraviglioso sei. Padre, grazie, noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Amen, abbiamo il grande privilegio, grazie al sacrificio di Gesù, di accostarci a te, Signore. Ormai non esistono più distanze. Noi ci possiamo accostare a te liberamente in ogni momento, Signore. E in questo momento anche chi non ha mai pregato si può accostare a te. E ti prego, Signore, nel nome di Gesù, di sensibilizzare questi cuori affinché, Signore, si possano realmente arrendere, Signore, possano cercare la manifestazione Tua, la Tua presenza tangibile, lì dove sono, perché non è un luogo che determina la Tua presenza, perché Tu sei in tutta la terra, Signore. Amen. Ma alleluia, noi sappiamo, Signore, alleluia, che Ti manifesti, alleluia, che la Tua presenza è manifestata alleluia, solo in alleluia, quelli, alleluia, Signore, che Ti stanno cercando. Signore, noi crediamo con tutto grazie, il cuore, Signore, che il primo Tuo desiderio alleluia, è proprio quello di salvare nuove persone. Buono, e padre, ti chiedo, Signore, alleluia, nel nome di Gesù, di toccare tutti quelli nuovi che sono increduli, alleluia, che hanno dei dubbi. Nel alleluia, nome di Gesù, Padre, ti chiedo alleluia, di rivelarti alle loro vite. Sì, fa che in questo Signore, momento, alleluia, Signore, altre persone si possano inginocchiare, oh, e possono grazie, liberarsi Signore, davanti alleluia, a te, e possono confessare i loro grazie, peccati. Signore, benedici, alleluia, Signore, inondali con la tua presenza, amen, con il tuo amore. Sì, Signore, ti chiedo ancora, alleluia, Signore, nel nome Signore, di Gesù, grazie, di mettere a posto le nostre
nostre priorità, di aiutarci a comprendere, Signore, che la cosa più grande, Signore, è la salvezza che tu hai preparato per tutto il mondo. Aiutaci, e vogliamo, Padre, Signore, noi stessi avere il peso della responsabilità, Signore, di annunciare questa grande verità, aiutaci, di salvezza. Signore, ti prego ancora per tutti quelli che sono ammalati, aiutaci, Signore. Tu conosci le grandi sofferenze, Signore, dei tuoi figli, Signore, ammalati. Grazie, ti prego, Signore, di toccarli nel nome, sì, di Gesù. Signore, noi daremo gloria al tuo nome, amen, racconteremo, amen, le tue meraviglie. Signore, ti prego, tocca questi corpi malati. Signore, sia fatta la tua volontà, Signore, in quello che tu farai, Signore, come lo farai, sia fatta la tua volontà. Noi ti chiediamo, Signore, soltanto nel nome di Gesù, un intervento straordinario, Padre. Ancora, Signore, vogliamo mettere tutti questi figli davanti a te. Sicuramente ci sono delle mamme che stanno intercedendo, dei papà che stanno intercedendo. Ti preghiamo per i nostri figli, allontana da loro il nemico nel nome di Gesù. Coprili sotto il tuo sangue, fa che nessuna influenza demoniaca, Signore, possa trascinarli lontani da te. Signore, sbarra la via del male nel nome, Signore, di Gesù. Fa che ogni progetto di Satana, Signore, possa fallire nel nome di Gesù. Ne liquidiamo anche ogni lingua malefica nel nome, amen, di Gesù, ogni lingua, amen, bugiarda legata nel nome di Gesù, amen, ogni lingua, amen, che ingannatrice che sia legata nel nome di Gesù, ogni lingua che calunnia il proprio fratello sia legata nel nome, amen, di Gesù. Alleluia, Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo, alleluia, che nelle tue chiese, alleluia, nelle congregazioni, Signore, dove si loda il tuo nome, ci sia una purificazione nel nome di Gesù, perché c'è troppa immondizia, Signore, che sta sporcando, Signore, il tuo popolo, Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo veramente di operare straordinariamente, affinché, Signore, noi possiamo di nuovo vedere, Signore, battesimi costanti di Spirito Santo, possiamo ancora vedere, Signore, la potenza tua che si manifesta in guarigione, in liberazione, Signore, e queste cose, Signore, bloccano la tua mano potente, Signore, che non ha perso d'efficacia. Alleluia. Noi ti chiediamo veramente di guarirci, amen, Signore, di guarire i nostri sentimenti nel, alleluia, nome di Gesù. Ti prego, Signore, tocca anche tutti quelli che vogliono signoreggiare. Signore, togli questi sentimenti mondani, questi sentimenti diabolici nel nome di Gesù. Padre, fa che ognuno che serve, Signore, si renda conto, Signore, che deve desiderare sempre di più di essere servo degli altri. Aiutaci, Signore, a comprendere le grandi verità che tante volte sono scomode per quelli, Signore, che si sono vestiti di religiosità. Signore, ancora ti preghiamo di benedire parola di vita, alleluia, di benedire, sì, tutto, Signore, quello che si farà. Grazie, fa, Signore, che la tua parola veramente, grazie, possa raggiungere ogni cuore. Ti chiediamo una protezione particolare su tutti i tuoi servi, Signore, su tutti i tuoi, alleluia, servi perseguitati. Ti chiediamo una protezione speciale, amen, perché tu, Signore, quando, sì, proteggi, Signore, i tuoi, nessuno li può toccare, alleluia, e ti chiediamo, amen, veramente, sì, facci, Signore, riposare, alleluia, tranquilli, Signore, sereni, oh, nelle Gesù, tue mani, alleluia, perché sappiamo, grazie, Signore, che ci siamo, Padre, messi nelle, alleluia, mani più sicure, amen. Continua a benedirci, sei nel buono, nome di, Padre, Gesù, che siamo amati e benedetti in eterno. Amen, amen, alleluia. Alleluia. Grazie, Signore, grazie. Ringraziamo il Signore per la sua, alleluia, presenza, è stata tangibile, è tangibile. Ancora noi stiamo per, grazie, terminare, Gesù, ma tu puoi continuare a sentire, alleluia, la presenza del Signore. Resta in connessione, grazie, con Lui, Gesù, resta ai Suoi piedi, perché lì avviene il grande miracolo, alleluia, che ti stai aspettando, grazie, dal Signore. Metti il tuo cuore sottomesso, il tuo io sottomesso, alleluia, alla meravigliosa presenza e volontà del nostro Signore Gesù, e dici: Signore, io sono qui, fammi quello che vuoi, o, oh, Signore, fa che io possa andare dove tu vuoi e possa accettare la tua sfida. Signore, sono qui, sii pronto a rinunciare, anche perché questa rinuncia è un guadagno, ed è il più grande guadagno che tu possa avere per la tua vita, perché attraverso di essa potrai essere identificato, identificato il figlio di Dio che Dio ha tanto desiderato che tu possa essere. Ringraziamo il Signore per questa mattinata, è stato bello stare alla presenza del Signore. A Dio piacendo, ci vediamo domani con una nuova diretta di Oggi Insieme, sempre alle ore 9:30. Però ricordatevi che tra qualche minuto, decisamente pochi, direi 9 minuti, avremo l'incontro in diretta con la voce del pastore del mattino, quindi la visita pastorale del pastore Cataldo Petrone. Alle ore 12, oggi che è venerdì, tutti siete già pronti, al solito numero potete chiedere la dispensa, perché oggi parleremo dell'albero della vita, gloria, review, Apocalisse dintorni. Il pastore Ubaldo Braida parlerà dell'albero della vita. Per quanti vogliono seguire a distanza, come abbiamo già fatto nelle altre puntate del venerdì, potete farlo anche oggi facendo richiesta esplicita con un piccolo messaggio proprio di ricevere la dispensa in PDF. Ve la inviamo subito in modo che potete consultarla e rimanere aggiornati, anche se seguire mentre il pastore dà l'insegnamento in diretta oggi. Per tutti quanti invece che ancora
stanno seguendo le dirette del venerdì. Alle ore 14 avremo Donne di Fede, lo Spazio Rosa, sì, che oggi parlerà una risorsa nelle mani di Dio, con Lisna Patial, quindi vi aspetto oggi. Una connessione, sì, straordinaria con il messaggio di oggi, direi. Sì, sì, quindi vi aspetto oggi alle 14 per capire le risorse, come sono utili, come diventano utili e di benedizione per gli altri quando sono messe nelle mani di Dio. Alleluia. Ognuno di noi ha la propria risorsa e vogliamo appunto affidarle a Dio per l'avanzamento del regno. Alleluia, gloria al nome del Signore. Alleluia. Poi il venerdì continua fino a sera con le 19:30, che abbiamo in orario in cui abbiamo la diretta della Voce del Pastore con il collegamento di altri ospiti. Grazie a Dio sono riuscito a parlare fino alla fine. Con questo diamo appuntamento a domani, a Dio piacendo, con una nuova diretta. Grazie, e ricordatevi che dopo Review c'è la replica di questo numero. Dio vi benedica, ci vediamo. Pace, shalom. Video.